è un momento importante per la città di Torre del Greco. Noi abbiamo una grande opportunità oggi, quella veramente di far rientrare nella programmazione proprio dei Recovery Fund, di far rientrare anche per la sanità il nostro nosocomio Agostino Maresca. È l'ultima opportunità che abbiamo e dobbiamo coglierla, e quindi dobbiamo veramente intraprendere un tavolo con la regione, con il governo magari, che ben venga. Quello che noi chiediamo oggi con il monotematico è ripristinare un pronto soccorso, quindi con terapia intensiva e rianimazione, quindi un pronto soccorso con i crismi che veramente ci vogliono per un ospedale. Proprio per le emergenze e urgenze ordinarie, aspettiamo una risposta dalla Regione. Dispiace non vedere il Direttore Generale Sosto qui presente, perché noi abbiamo bisogno, comunque la città ha bisogno di risposte, e non avere la presenza del Consigliere Regionale Loredana Raia. Oggi leggevo dell'ultimo spot che ha emanato, quello di fare un punto nascita al Maresca. Lo trovo veramente assurdo, perché evidentemente la signora Raia non sa che per aprire un punto nascita ci vogliono 1000 parti all'anno, e con un decremento dei nascituri questo credo che sia veramente irrealizzabile. In questi giorni abbiamo scoperto che i posti letti di terapia subintensiva arriveranno in estate, periodo nel quale ci auguriamo che sia ormai superato il peggio di questa pandemia. È una giornata particolare, speriamo anche che Dia metta in moto un meccanismo virtuoso, perché dal 2008 a oggi invece è un meccanismo di una condizio sine qua non finalizzata alla chiusura definitiva dell'ospedale Maresca, cosa che stiamo vedendo. L'ASL ovviamente non può che non essere assente, perché è colpevole e reato, insomma, di aver chiuso l'ospedale. Grande assente questa mattina al Consiglio Comunale monotematico sull'ospedale Maresca di Torre del Greco l'azienda sanitaria locale, che ha fatto pervenire un documento per spiegare come il presidio è stato riorganizzato nella gestione dell'emergenza sanitaria. Un documento letto dal presidente del Consiglio Comunale Gaetano Frullio, che fa il punto al momento sui servizi erogati dall'ospedale di Torre del Greco. Tra le intenzioni dell'azienda, a breve, quella di realizzare un percorso pulito che consenta l'utilizzo del blocco operatorio nel vecchio padiglione, al fine di ampliare gli interventi chirurgici. Non sono mancate le polemiche con la Stilo, che ha attaccato la consigliera regionale Loredana Raia, o il consigliere Piccirillo, che ha proposto uno sciopero della fame in mancanza di risposte da parte dell'ASL. Iniziare uno sciopero della fame qualora la minima richiesta non venga accettata. Iniziare uno sciopero della fame in questa sede e protrarsi fino al tempo utile, fino a quando non daranno risposte ai cittadini. Chiediamo 20 giorni affinché ripristinino, almeno inizino a ripristinare il pronto soccorso. Non credo serva lo sciopero della fame, ha commentato il consigliere Nello Formisano. Il nostro interlocutore è la Regione Campania. Io devo dire, e lo dico con profonda ammirazione, che ho trovato l'esposizione della vicepresidente Ciarantino di un equilibrio straordinario. Lei ha indicato quale deve essere la strada. Noi dobbiamo avere ben chiaro chi è l'interlocutore al quale dobbiamo parlare. Se parliamo qua, tanto per intenderci, dobbiamo vedere. Facciamo un po' di propaganda, facciamo qualche litigata, ma la si può fare su altri argomenti. Io proporrei che sulla salute, sulla sanità, essendo stato il mio terreno di coltura lavorativa prima di iniziare poi l'altra vita, non si scherzasse, insomma. Sulla sanità non si deve scherzare. Non credo serva lo sciopero della fame, faremmo ridere i pugni. Dopo l'intervento della vicepresidente del Consiglio regionale Valeria Ciarambino, sono seguiti quelli di altri consiglieri regionali, tra cui Michele Schiano, ex presidente della Commissione regionale Sanità. Si deve fare di più, e noi teniamo moralmente il dovere di doverci dedicare affinché qui venga ripristinato un ospedale con tutte le sue caratteristiche, ma soprattutto venga un ospedale che dia salute